Siamo allo stremo delle forze e della pazienza, stiamo soffrendo, tutto questo non lo meritiamo, vogliamo rispetto, dignità e naturalmente gli stipendi. E questo è il testo di uno dei tanti manifesti che ieri mattina i lavoratori e rappresentanti sindacali della clinica Malzone di Agropoli hanno affisso nei pressi della casa di cura per manifestare tutto il loro disappunto per la difficile situazione che stanno vivendo. Da ben 3 mesi sono infatti senza stipendio e con prospettive future tutt'altro che rosee. L'ennesimo atto di protesta giunge a seguito della mancata definizione dell'accordo tra i vertici della Malzoni e l'IFIS, l'istituto finanziario con il quale la clinica privata agropolese ha stipulato un contratto di cessione del credito. La casa di cura di Agropoli chiedeva di ottenere delle anticipazioni sui fondi che l'ASL sta versando all'istituto finanziario con sede a Mestre per il ripianamento di un debito contratto con la Malzoni. Le somme avrebbero permesso alla casa di cura di pagare tutti gli stipendi arretrati, ma la fumata bianca non è arrivata. I sindacati intanto hanno convocato per domani un'assemblea generale dei lavoratori. È stato inoltre fissato uno sciopero generale per il prossimo 21 marzo.